L'ordine del giorno reca: elezione del Presidente della Repubblica. Troppi giri di parole, c'è da definire la Presidenza della Repubblica. Dobbiamo rimanere uniti per fare eleggere un DC. Quindi, cari ragazzi, dovete mettervi d'accordo. Parlatene con franchezza. Se c'è la candidatura dell'amico Arnaldo, la mia non esiste. Se c'è la candidatura dell'amico Giulio, la mia non esiste. Ho capito. Come è andata? Vogliono candidarci tutti e due. Ma mi deve far finire di parlare, signor Presidente! Lei ha avuto già due applausi, s'accontenti e lasci parlare gli altri. Ma non cerco applausi, cerco di finire un ragionamento! Presidente, basta ragionare, votiamo! Onorevole, nessuno la obbliga a ragionare, è facoltativo. Senta? Quattro votazioni e ancora non abbiamo un candidato vero. Agnelli poco fa mi chiedeva se andremo avanti così tutta la settimana. Che? Si preoccupa per il weekend? Senti Franco, io con te non parlo di politica. Se vogliamo parlare di sport va bene, ma per la politica parlo con Giulio. Non capisci, Pomicini, il governo Andreotti con quel suo meglio tirare a campare che tirare cuoia, con l'immobilismo esasperato, ha fatto altro che moltiplicare i suoi nemici. Se lo votiamo ci danno addosso. Allora non hai capito proprio niente. Avete fatto carne da macello per un anno e ora ci chiedete i voti per portare il grande capo al Quirinale? Andreotti al Quirinale e Forlani in segreteria. Volete Forlani al Quirinale? Non c'è problema, ma poi non venite a piangere. Se sale Arnaldo si apre un'altra strada alla nuova segreteria di De Mita e De Mita impedirà a Craxi di andare a Palazzo Chigi. Per questo dobbiamo portare Andreotti al Quirinale e lasciare Forlani alla segreteria e Martinazzoli alla vicepresidenza del Consiglio. Sentite un ragionamento come semplice, lucido e scientifico? La vedi questa gente? La vedi l'opposizione? Gli andreottiani sono ovunque, insospettabili. Non sono solo nella DC. Io sono trasversale. Stava per rivelare l'assassino. Io non voglio mai saperlo. Ciao, 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 ciao. Cadranno tutti i candidati, uno ad uno. E arriveremo noi, salvifici e riposati. Che dicono i bookmaker clandestini? Spadolini è 1,5, Andreotti 4, Craxi 8, Iotti 10, Forlani 12, De Mita 15, Scalfaro danno a 20. Cossiga? Cossiga? Cossiga non c'è nell'elenco. Sì, Brisani scordata. Lo voti? Ma perché? Non lo sopporto. Ma solo per questo giro. Va bene, d'accordo. Ma solo dei mancai resti.